Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Football and TV. Oggi porteremo i 6 peggiori acquisti del Siviglia, club che vince spesso l'Europa League. Ma che colpi potrebbe aver sbagliato questa società? Andiamo subito a vederli. Partiamo subito con Salvatore Sirigu. Nonostante le ottime prestazioni, fu snobbato dal PSG, che prima lo relegò in panchina, dopodiché lo cedette al Siviglia il 26 agosto 2016. Dopo neanche 6 mesi, rescisse il contratto col club spagnolo. L'allora allenatore, Jorg Sampaoli, gli preferiva Sergio Rico. Sirigu andrà prima all'Osasuna, dove fu decisivo, e in seguito alla retrocessione passò al Torino, dove giocherà molto bene. La domanda da porsi è: Sampaoli si è veramente sbagliato o il portiere non aveva convinto? Arriviamo ora al secondo peggior acquisto del Siviglia, Samir Nasri, di ruolo trequartista. Aveva sicuramente abbastanza talento per poter diventare un top player e forse al City lo è stato. Tuttavia, lui stesso ha deciso di rovinarsi per comportamenti discutibili dentro e fuori dal campo. Il 31 agosto 2016, dopo diversi problemi avuti col City, passerà in prestito al Siviglia con diritto di riscatto a 19 milioni di euro. Il 30 aprile 2017 la società non lo ha riscattato, un'altra delusione. Dopo aver fatto panchina all'Anderlecht in Belgio a 33 anni è attualmente svincolato. Ora parliamo del terzo peggior acquisto del Siviglia, Walter Montoya, di ruolo centrocampista. Cresciuto nel Rosario Central, il 27 gennaio 2017 fu acquistato per 5,5 milioni di euro dal Siviglia, dove giocò solo 6 volte in tutte le competizioni. Dopo neanche un anno passerà per la stessa cifra al Cruz Azul in Messico. Come quarto peggior acquisto abbiamo inserito Sebastian Corchia, terzino ed esterno destro. Il calciatore fu acquistato dal Lille per 6 milioni di euro. Arrivò a 26 anni il 13 luglio 2017. In una stagione disputerà 22 partite in tutte le competizioni, 10 di queste solo nelle coppe. Non convinse, non segnò, verrà quindi mandato in prestito in 2 squadre diverse dove giocherà veramente poco. Quinto peggior acquisto, Manuel Agundo Duran, detto Nolito, di ruolo ala. Il 16 luglio 2017 arrivò dal Manchester City, venendo acquistato dal Siviglia per 9 milioni di euro. Esordì il 19 agosto contro l'Espagnol, mentre il 9 settembre sigla la sua prima rete con gli andalusi nella partita contro l'Eibar. A fine stagione non trovò l'accordo per il rinnovo del contratto, rescisse e tornò a parametro zero al Celta Vigo. Pochi gol e fu più decisivo nelle coppe che in campionato. Come ultimo acquisto del Siviglia abbiamo inserito Maxim Gonalons, di ruolo mediano. Ex bandiera del Lione, a 28 anni lasciò il suo storico club per andare alla Roma. Successivamente fu mandato in prestito secco al Siviglia verso fine agosto 2018 per prendere il posto di Nzonzi. Cominciò a giocare ben presto col club, il problema è che avrà un duplice infortunio che pregiudicherà la sua condizione fisica. Non riuscì quindi a disputare una buona parte della stagione e fu rimandato alla Roma. Ebbe molta sfortuna. Fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi 6 peggiori acquisti del Siviglia, se avreste inserito altri calciatori o se siete d'accordo con la nostra versione. Noi ci vediamo in un prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale.